Dottor Giuseppe Perri, commissario straordinario dell'ASP di Catanzaro, oggi qui a Soverato, una giornata importante, la consegna degli attestati agli abilitanti per l'emergenza, nel corso per l'emergenza territoriale, e tanti anche giovani medici, e quindi questo è anche un motivo importante per la sanità calabrese, che comunque ha nel suo futuro delle professionalità molto valide. Sì, siamo qui a Soverato, che è uno dei territori anche più importanti della nostra azienda sanitaria provinciale, e per consegnare oggi in maniera simbolica gli attestati di un percorso formativo sul quale i tecnici del nostro SUEM 118 hanno lavorato per fornire a questi colleghi la possibilità di avere questo attestato, che il prerequisito per fare le istanze, per le domande per entrare nelle graduatorie degli accordi collettivi nazionali. Ci sono anche medici colleghi di altre regioni, giovani e meno giovani, perché lei lo sa, anche nel nostro settore sanitario questi blocchi per i piani di rientro nella nostra regione e in altri hanno, come dire, creato un serbatoio di persone che desiderano occuparsi in un servizio di primaria importanza, qual è il servizio 118, che è un servizio salvavita. Lei comprende bene che dalla tempestività dell'intervento e poi dalla qualificazione delle persone che portano l'intervento, e quindi dai loro livelli di formazione e di apprendimento, può dipendere la vita o la morte anche di un cittadino. E quindi capisce che è un settore delicato, sul quale naturalmente noi porgiamo il massimo interesse e cerchiamo insieme proprio ai tecnici di affrontare le problematiche che, come dicevo ad altri suoi colleghi, sono essenzialmente problematiche di risorse, persone, uomini, quindi infermieri, autisti soccorritori, medici, e poi sono anche problematiche legate alla qualità dei mezzi di trasporto, che, come lei sa, devono essere sempre in perfetta tenuta e sui quali abbiamo delle problematiche legate anche al fatto, come dire, dell'utilizzo di questi mezzi. Già dopo un anno, due anni, questi mezzi hanno fatto 200-300 mila chilometri, vanno riadeguati, e quindi c'è tutto un discorso anche di risorse finanziarie da mettere in conto. Però lo facciamo con grande serietà e tranquillità, perché sappiamo che i cittadini annettono a questo servizio un'importanza fondamentale. Il vicepresidente della giunta regionale, dottor Enzo Ciconto, oggi qui a Soverato si consegnano gli attestati per gli abilitati al corso di emergenza territoriale, un corso molto importante. Ci sono anche abilitati da fuori regione, quindi un motivo anche di orgoglio per l'ASP di Catanzaro e non solo, anche per la regione Calabria. Io credo che questo corso è un corso ormai consolidato nel tempo, che si è consolidato nel senso che ci sono diverse edizioni. È un fatto positivo, perché noi dobbiamo aggiornare chi vuole impegnarsi soprattutto nell'urgenza emergenza territoriale, e quindi sono corsi che vanno nella direzione di dare la possibilità a chi vuole impegnarsi a fare formazione, a fare in maniera tale che possa avere degli attestati importanti anche per il futuro della loro vita professionale. Una situazione sempre difficile quella della sanità in Calabria, c'è anche quel piano di rientro che comunque bisogna osservare, però quello di oggi è una testimonianza importante, come anche con l'aiuto delle grandi professionalità che comunque ci sono nella nostra regione si può cercare di migliorare la situazione sanitaria in Calabria, non solo dal punto di vista organizzativo. Io credo che è vero, c'è un piano di rientro e bisogna chiaramente, mi auguro che finisca presto il commissariamento della sanità, perché la Calabria ha il diritto e il dovere, anche di, rispettando diritti e doveri, a quello di poter adempiere al compito di gestire la sanità, che è un fatto estremamente importante, perché qui ci sono le professionalità, come diceva lei, per governare questi processi. E noi non dobbiamo rinunciare a un settore così delicato che ha il 65% della spesa della nostra regione, ma non solo per un discorso economico, ma un discorso etico-morale. Noi dobbiamo ai nostri cittadini che ci hanno votati dare risposte concrete nei vari
vari territori e fare in maniera tale che ci sia una rete territoriale, una rete ospedaliera che si integri, si confronti e vada nel sentire quelle che sono le esigenze dei territori. Noi dobbiamo dare servizi ai cittadini e questa terra ha bisogno di servizi, di accessibilità facilmente al sistema sanitario, di dare risposte concrete per fare in maniera tale che non ci siano territori di serie A o territori di serie B. Dobbiamo fare in maniera tale che il cittadino calabrese venga curato al meglio in qualsiasi posto si trova. Io questo è il messaggio che mi sento di dare ai cittadini e credo che questo corso e tante altre manifestazioni come questi sono importanti per smuovere in un momento difficile da un punto di vista economico-sociale del nostro paese e della nostra Calabria, fare in maniera tale che dalla sanità possono partire grandi messaggi a tutti per fare in maniera tale che anche le energie migliori, i giovani della nostra terra possono trovare lavoro anche in questa terra, formarsi e trovare lavoro e formarsi la famiglia. Il dottor Guglielmo Curatola, direttore dell'unità operativa emergenza sanitaria territoriale, uno dei protagonisti di questa organizzazione, di questo corso, oggi con la consegna degli attestati per l'emergenza sanitaria territoriale, un altro grande successo possiamo dire, perché ci sono stati logicamente medici anche da fuori regione e questo è un motivo di vanto e di orgoglio anche per l'ASPE di Catanzaro. Ma diciamo che il vero protagonista è stata l'ASPE di Catanzaro, la regione Calabria, perché basti, mi permetto di rammentare che sull'attestato c'è scritto Regione Calabria, ASPE di Catanzaro. Per noi è stato un successo, ripeto, ma basti guardare il numero dei partecipanti che dalla prima edizione, questa è la sesta, si sono praticamente quadruplicati venendo da tutte le parti d'Italia. Quest'anno abbiamo qualcuno dalla Sardegna, qualcuno dell'Emilia Romagna, molti della Campania, qualcuno del Lazio, della Sicilia, posti dove da tempi immemorabili non vengono effettuati questi corsi. Un corso che ormai qui si è consolidato per quanto riguarda l'ASPE di Catanzaro e che richiama, come le diceva, professionisti da tutte le regioni d'Italia, indice del fatto anche che le professionalità di chi conduce questo corso, come anche è stato fatto oggi con il ringraziamento da parte dei medici, vuol dire che sono molto validi. Beh, certamente il merito non è mio, il merito è dello staff guidato dalla dottoressa Tropiano, che ormai è una veterana della formazione. A loro va tutto il mio applauso e il mio ringraziamento, anche, soprattutto per i sacrifici che hanno fatto nel gestire 180 persone. La dottoressa Daniela Tropiano è tutor di questo corso ormai da diversi anni, tanti applausi per lei anche oggi alla consegna degli attestati, ringraziamento formale anche da parte dei medici, e quindi questa è una grande soddisfazione anche per lei ma per tutto lo staff, perché questo corso ogni anno si consolida sempre di più. Sì, in effetti è stata un'esperienza anche quest'anno molto bella e molto importante, perché in effetti quello che io continuo a dire è che noi come staff formativo non vogliamo insegnare nulla, sono tutti medici, quindi hanno già avuto un percorso formativo, tra l'altro certificato dallo Stato, sul quale non vogliamo mettere il naso, però sicuramente riuscire a trasmettere quella che è la nostra esperienza di un servizio così peculiare, così particolare come quello dell'emergenza, che comporta fondamentalmente un approccio diverso al paziente gravemente, intensamente sofferente in quel momento, è credo quello che ha dato poi soddisfazione a questi colleghi che vengono dalle esperienze poi più particolari, più diverse. Abbiamo anche alcuni colleghi che operano addirittura nei campi di Lampedusa, quindi veramente esperienze molto belle che hanno arricchito noi e mi permetto di dire arricchendo noi arricchito anche l'azienda, perché noi abbiamo lavorato come azienda in questo corso e quindi comunque hanno la nostra esperienza ha arricchito anche di un qualcosa questi colleghi. Ecco, un corso che è cresciuto non solo nei numeri ma anche, possiamo dire, anche geograficamente parlando, perché ormai ci sono veramente medici da tutta Italia che arrivano qui per questo corso dell'ASPE di Catanzaro. Sì, io ho cominciato il tutoraggio di questo corso 6 anni fa e gli iscritti, cioè quelli che avevano chiesto di poter essere iscritti, erano 30 persone. Quest'anno sono state 250, poi vabbè, mortalità durante il corso fisiologica, siamo arrivati a circa 200 e chiaramente con l'incremento del numero si è incrementato anche il numero di regioni rappresentate. Abbiamo avuto anche quest'anno alcuni colleghi marchigiani,
come estremità nord. L'anno scorso invece abbiamo avuto anche dei colleghi toscani e questo mi preme ricordarlo, perché in Toscana ci sono ASP che fanno questo corso tradizionalmente e quindi il collega avrebbe benissimo potuto farlo nella sua zona. Invece ha frequentato con noi con grande successo e addirittura l'anno scorso ha voluto omaggiare il direttore generale che partecipava appunto alla cerimonia finale di un mazzo di fiori, perché lui non poteva esserci, e di una lettera in cui appunto ricordava come anche in Calabria si possa fare qualcosa da ricordare in quelle regioni cosiddette evolute.